Ricordati di vivere. Oggi parto da un testo di Pierre Adot, La filosofia come educazione degli adulti. Che userò spesso, immagino, perché mi sembra davvero un'ottima summa di quelli che sono i concetti chiave che Adot riporta in vari libri e perché mi sembra interessante pensare. Ci sto facendo sempre più mente locale. Che anche i laboratori che proporrò a partire da settembre, anzi ve lo anticipo in modo che se volete iniziare a scrivermi a laboratorio, laboratori chiocciola lauracampanello.it, io eh, inizio a creare una mailing list delle persone interessate, oltre a quelli che già avevano partecipato ad altre mie iniziative. E dicevo, stavo pensando di prendere magari anche un testo e per alcuni appuntamenti approfondirne i contenuti, quindi leggerlo insieme a voi per riuscire a narrare meglio alcuni contenuti relativamente alla filosofia come stile di vita. Chiusa parentesi. Parto dal capitolo 2, dove lui dice che la filosofia è conversione, quindi un movimento, una rotazione. A un certo punto dice proprio è un movimento vibratorio che va dall'interno all'esterno e dall'esterno all'interno. È un calore vitale, usando le parole di, di Galeno. È il movimento dello spirito che si accorda con quello dell'universo. Ecco, definizioni su cui poi, appunto, varrà la pena eh, ritornare in altri contesti perché non sono. Cose semplici e invece mi piace almeno su questi video di youtube riuscire a rendere semplice qualcosa che magari in prima battuta semplicissimo non è ma perché credo che davvero la filosofia sia per tutti e sia necessaria a tutti e la conversione sia l'invito a tutti noi una conversione che poi pierado spiega bene che non ha il sapore che noi immaginiamo eh, di qualcosa di religioso dal non credere al credere o dal credere in, all'interno di un ambito religioso spostarsi in un altro ma è proprio un movimento vitale un movimento vitale già cioè, questa è una bellissima definizione è qualcosa che ci mette in moto ma ci mette in moto verso il meglio per noi perché ciò che è vitale ciò che pulsa ciò che eh, ci tiene svegli, vivi, appassionati, è un movimento verso il bene. E lui dice, il primo movimento vitale che l'uomo compie è un movimento di esteriorizzazione, tutto orientato verso la determinazione. L'uomo si volge verso gli oggetti, verso il mondo delle forme, lo considera come solido e immutabile, si mette alla prova come separato da esso, lo desidera vuole possederlo e si muove così nel mondo dell'avere di tutto ciò che è stato fatto dimentica così che le cose e lui stesso hanno un'origine e un divenire e che esse rifuggono continuamente dal possesso perché tutto cambia tutto si trasforma pensiamo ad Eraclito, no? il fiume che scorre, nulla è afferrabile in maniera definitiva, nulla è immutabile, neanche noi stessi. E allora questo primo movimento di esteriorizzazione legato all'avere è destinato a, a essere sconfitto o a creare sofferenza, perché costantemente noi cercheremo di possedere, di fissare qualche cosa che è invece per sua natura non possedibile <ride> e non immutabile. Quindi, questo primo moto, dice lui, è ineludibile, non possiamo evitarlo. Ma per l'uomo è fatale se tale moto non si converte, poiché la sostanza umana rischia di disperdervisi. Sì. Perché anche l'uomo non è immutabile. E allora, se non rimaniamo in qualche modo volutamente in una danza, con il cambiamento, con lasciare accadere, con lasciar fluire, fu col trasformarci, allora necessariamente, come dice lui, questa prima posizione ci è fatale. Ed è qualcosa in cui restiamo invece spesso prigionieri per molto tempo finché qualcosa irrompe e ci obbliga a guardare quella posizione e a scendere a patti col fatto che non è una posizione sostenibile. La filosofia appare quindi come una salvezza attraverso la conversione, cioè attraverso il ritorno all'origine. L'essere umano deve convertire il suo primo moto, uno strappo doloroso che presuppone un atto volontario di distacco dalle cose, almeno nello spirito, e che suppone un cambiamento totale della visione. So eh, Socrate Adò in altri testi dice filosofare è imparare a guardare se stessi e il mondo in un altro modo. Non quindi un distacco totalmente ascetico, monastico, eremitico, ma non essere completamente dipendenti dalle cose, da ciò che progettiamo, dagli attaccamenti, direbbero forse i buddisti, ma imparare almeno con lo spirito questo distacco dalle cose, perché la vita dello spirito ha un ritmo, un tempo, un'ampiezza differente da quello degli oggetti. E quindi il secondo movimento, o meglio, il senso del nuovo movimento, può definirsi come ritorno all'interiore. Il primo movimento è andare verso l'esterno, con il rischio di rimanerne imprigionati, e il secondo movimento invece è quello della scelta di andare verso l'interiorità, il tempo dello spirito. Ma anche appunto una re interiorizzazione, cioè un ritorno alla fonte, un ritorno dentro quella fonte, quella possibilità di ritrovare ciò che è essenziale, ciò che è vitale, ciò che ci potrà orientare nella direzione del senso. La filosofia in questo senso è uno sforzo verso l'origine che implica la possibilità di una ripresa di sé. Questa è la consapevolezza. Riconoscersi, ritrovarsi, riorientarsi a partire dalla propria interiorità, dalla conoscenza appunto di sé, dallo stato in cui versa la nostra anima, direbbe Socrate. E finalmente questo sforzo verso l'origine è il desiderio di rivivere la propria genesi, è un rimettersi a un mondo, è una vera e propria rinascita. La conversione filosofica sarà rinascita ripetizione rinnovamento di sé e il ritorno sarà un andare quindi di nuovo un movimento tra il dentro e il fuori ma dove non si rimane più imprigionati nell'esterno dell'avere nell'esteriorità nel mondo ma neanche e questo lo aggiungo io secondo me neanche si rimane imprigionati nell'interiorità perché noi dobbiamo necessariamente avere a che fare col mondo il mondo deve mettere alla prova in qualche modo la nostra interiorità e mantenerla viva e viceversa appunto possiamo con la nostra interiorità scegliere come abitare il mondo e poi lui cita una frase di marx a mio avviso bellissima che ci interpella profondamente soprattutto forse in questo tempo storico anche se forse lo ha sempre fatto che dice Finora i filosofi non hanno fatto altro che interpretare il mondo. Ora bisogna trasformarlo. Ecco, in questo movimento tra l'interiorità e l'esteriorità, l'esterno, è proprio questa la questione centrale. Trasformare noi e trasformare il mondo. Entrare per orientarci, per trovare la fonte e uscire per far sì che il mondo cambia alla luce del nostro spirito. E viceversa ciò che c'è fuori interpelli il nostro spirito per continuare a mantenerlo vitale in cambiamento e nella giusta prospettiva, proprio in dialogo con ciò che accade nella cultura, nella storia, con gli altri di cui siamo parte necessariamente perché siamo tutti interdipendenti. E allora, poi nel capitolo 3, ma ve lo racconto in un prossimo video parla proprio della filosofia che non è più solo discorso, ma che diventa proprio cambiamento, trasformazione. Cito solo una frase per chiudere, il discorso filosofico punterà a formare più che informare. E allora forse proprio per questo possiamo parlare di educazione degli adulti e non solo degli adulti. Ma gli adulti se non sono un esempio che nuove generazioni lasciano dietro di sé che tipo di eh, possibilità anche di, di dialogo di contraddizione di mh, conflitto per certi versi possono innescare ma portando un esempio un esempio che ha dentro di sé intelletto e cuore pensiero e, e anima perché altrimenti sono tutte chiacchiere e non ci interessano oppure sono quell'agire senza orientamento che alla lunga è sfibrante non lascia un senso di autenticità profondo di cui invece c'è tanto bisogno. E allora formare e non informare, quindi non una filosofia che soltanto, perché è bene che lo sia sia pensiero, sia teoria, sia sviluppo di un pensiero che giustifica un'azione, ma poi un'azione, un'azione che ha in sé il rischio, la responsabilità, la libertà della trasformazione, del fallimento, della morte, della rinascita, ma che rappresenta la nostra vita e, a mio avviso, rappresenta una vita che vale la pena di essere vissuta. Ci vediamo giovedì prossimo.